Allora, debito è il tema. Da economista aziendale, quale sono? Quando negli ultimi mesi ho cominciato a sentire discussioni sul MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che è un debito, ho cominciato a mettere in dubbio le competenze che avevo acquisito in tanti anni di studio in tema di finanza aziendale, perché, anzi, vi aggiungo, sono andati in autocombustione i miei manuali di finanza. C'è stato questo fenomeno importante. E a questo punto io approfitto della presenza di due professori che sul punto hanno scritto cose diametralmente opposte per cercare di capire, io personalmente, soprattutto chi ci ascolta e tutti voi, cosa sta accadendo? Com'è possibile che in Italia ci sia un dibattito sul tema che non dovrebbe essere divisivo? E a questo proposito, cito quello che qualche mese fa il professor Mario Baldassarri ha scritto su Sole 24 Ore. Rapidamente, questi soldi ci sono subito disponibili, sono ad interessi zero e senza condizioni, se non quella di spenderli nella sanità. Ecco perché è ancora più perverso e autolesionistico non accedere ai fondi del MES. Qualcuno continua a sostenere che comunque le risorse possono essere trovate emettendo direttamente sui mercati titoli di Stato italiani, senza condizioni. Ma questi non si rendono conto che emettere titoli sul mercato è più costoso ed enormemente più rischioso, proprio perché i mercati possono togliere la fiducia in pochi giorni ed attivare una crisi del debito. Con il MES e la Commissione europea si può sempre trattare e discutere, comunque tra 4 anni o forse mai. Viceversa, il professor Zezza sul punto ha scritto nel suo ultimo paper pubblicato pochissimi giorni fa quanto sto per leggervi. Il dibattito politico in Italia si è concentrato eccessivamente, a nostro avviso, sulla necessità di evitare ulteriori aumenti del debito pubblico, presentando i piani di finanziamento europei dal MES al Next Generation come una imperdibile opportunità di ottenere finanziamenti a basso costo. La discussione è ormai surreale. Dopo che nelle ultime aste di titoli pubblici a 2 anni la domanda ha superato l'offerta, anche se il prezzo di collocamento implicava un rendimento negativo. Riteniamo che, fin tanto che la BCE porterà avanti i suoi programmi di acquisto di titoli pubblici, sia il PEP che il PSPP, il Tesoro italiano non avrà difficoltà a finanziarsi sul mercato in caso di necessità. Aggiungo, prima di lasciare la parola ai professori, una considerazione che il Ministro del Tesoro, Roberto Gualtieri, ha fatto ufficialmente in conferenza stampa solo pochi giorni fa, al termine dell'Ecofin. E a precisa domanda ha risposto che il MES è una rete di sicurezza, è una safety net, così come viene definita poi nei documenti ufficiali, che serve qualora sia a rischio l'accesso ai mercati o si sia già perso l'accesso ai mercati per pagare medici e infermieri. Ha detto proprio questa parola il ministro Gualtieri. Per cui, fino a quando il mercato continuerà ad esserci, il problema del MES non si pone, è stato tranciante. A questo punto, darei la parola al professor Baldassarri, sottolineando un aspetto. C'è qualcosa che noi non sappiamo, cioè in prospettiva c'è un pericolo di perdita di accesso ai mercati, perché la sua affermazione fatta solo qualche settimana fa è piuttosto forte, cioè i mercati che possono togliere la fiducia in pochi mesi. Questo è un evento probabile, sa qualcosa che noi non sappiamo, può farci capire di più se il mercato in questo momento ci garantisce o ci sono dei pericoli. Grazie. Grazie dell'invito. Mi dispiace non essere lì con voi, ma sono convalescente e costretto a casa, quindi ho dovuto fare questo collegamento. Tre cose rapide. La prima, mi permetta Ituri, di ricordare 70 anni di teoria economica, a partire dal mio maestro Robert Solow, di teoria della crescita. Sul debito pubblico
è fuori di luogo discutere il debito in quanto tale, perché in termini di teoria della crescita la prima questione da porsi è: se fai debito, per che cosa lo fai? E questo, la teoria economica su questo punto è consolidata, perché è evidente che se fai debito per spesa corrente, diciamo così, parliamo in modo semplice, il debito l'Europa non te lo dà sicuro, ma neanche i mercati sono disposti a finanziare a debito spese correnti. Se lo fai per investimenti, allora puoi fare debito pubblico, ma evidentemente a quel punto la palla passa all'efficacia degli investimenti, a come puoi spendere quelle risorse. E questa è teoria economica di 70 anni, faccio riferimento al mio maestro Robert Solow, ma per chi conosce un po' dei miei lavori sa che a questa teoria ho dato anche contributi specifici. Secondo, al di là della teoria economica c'è una banalità che è trapelata un po' dalla sua introduzione e anche dal dibattito precedente, ma trapela dalla sua expertise di aziendalista. Perché? Perché questa teoria economica della crescita macroeconomica poggia su delle banali basi di comportamento delle famiglie e delle imprese. Nei secoli, ma anche negli ultimi 100 anni, 50 anni, le famiglie italiane hanno fatto debito per comprarsi la casa, e se si compra la casa si va in banca e la banca, facendo tutte le istruttorie del caso, concede il mutuo, perché sostanzialmente è finalizzato ad un investimento e per di più c'è la garanzia che quella spesa, quell'acquisto della casa, dà una garanzia reale che è il valore stesso della casa. Nessuno si sognerebbe di andare in banca a chiedere un mutuo per finanziare una vacanza alle Hawaii. Primo, perché nessun banchiere saggio gli darebbe il mutuo. Secondo, perché forse vuole evitare di fare una figuraccia. E così per le imprese. Le imprese ovviamente si debbono indebitare, ma si indebitano per aumentare i fabbricati, per acquisire i macchinari, per l'innovazione tecnologica. Se vanno anche queste le imprese in banca a chiedere un mutuo per dire che deve pagare gli stipendi e gli affitti dei locali, nessuna banca concede un mutuo ad un'impresa in queste condizioni. Quindi, detto questo, il problema del debito è essenzialmente legato a cosa ci fai con quel debito. Dopodiché uno valuta le diverse prospettive, per esempio uno può andare da una banca o da un'altra banca e guarda le condizioni alle quali queste risorse finanziarie possono essere ottenute. E qui è il ragionamento tra andare sul mercato direttamente con emissioni di titoli di Stato oppure accedere ai fondi del MES, ai fondi del Recovery Fund e quant'altro. Veniamo a noi in modo molto concreto. Guardate che nella NADEF, nota d'aggiornamento del documento economia e finanza, ci sono scritti dei numeri, sia delle previsioni che degli obiettivi programmatici. Bene, lì nella NADEF il governo ha fatto, come sempre, ma come tutti gli altri governi degli ultimi forse 10 o 15 anni, il solito che io chiamo trucco. Non è un trucco, ma insomma è un modo di manipolare un po' i numeri, e che poggia su due ipotesi. Uno, una sovrastima poco fondata della crescita economica nei prossimi anni, e cioè dopo la caduta di quest'anno, che ormai sappiamo sarà attorno al meno 10-11%, non al meno 9 come scritto nella NADEF, ma al di là di questo particolare, lì c'è scritto che l'anno prossimo cresceremo del 6% e poi del 3% e poi dell'1,8% da qui al 2023. Bene, e quindi è palesemente sovrastimata alle condizioni attuali, a quello che conosciamo oggi. Ma con onestà il governo ha scritto che quella previsione di crescita poggia su un'ipotesi mondiale, e cioè che da gennaio sia disponibile il vaccino anti-Covid per tutto il mondo, e che quindi alla fine del 2021 il mondo sarà fuori dalla pandemia e dalla crisi economica. Ora, purtroppo,
mi pare ottimistica questa previsione, mi pareva ottimistica e mi pare ancora più ottimistica alla luce di questa seconda ondata di virus sostanzialmente. Il secondo punto è meno noto, non tutti lo sottolineano, è che i governi, compreso questo governo, sovrastimano anche l'inflazione. Se andate a vedere i dati del deflattore del PIL, sono attorno all'1,5, all'1,8, 1,6 nei prossimi 3 anni, quando l'inflazione, quella statistica che rileviamo, sta a 0,5. Allora, con questi due trucchi, diciamo così, maggiore crescita, maggiore inflazione, si gonfia il valore nominale del PIL. E quindi questo maggior valore nominale del PIL previsto va ad attutire l'aumento del deficit e del debito pubblico e in qualche modo frena il rapporto debito-PIL. Questo è il quadro della NADEF recente, sostanzialmente. Sempre in quel documento c'è scritto che quest'anno, lo conferma il dato di ieri che è la Banca d'Italia, quest'anno l'Italia chiude con un debito pubblico di 2.600 miliardi di euro. A bocce ferme, senza nuova legislazione, diciamo a legislazione vigente, nel 2023 quel debito diventa di 2.880 miliardi di euro, senza fare nulla. Poi, siccome nella mini manovra, perché francamente così come è scritta nella NADEF è una manovra abbastanza irrilevante, si prevede che forse l'anno prossimo si utilizzeranno 20 miliardi circa del recovery fund, ecco allora che si dice come obiettivo programmatico che l'Italia da 2.600 miliardi di euro di debito di quest'anno arriverà a 2.900 miliardi di debito nel 2023. Questi numeri, contrapposti alla sovravalutazione del PIL nominale per maggiore crescita e maggiore inflazione, portano il rapporto debito-PIL da circa 160%, che sarà quest'anno alla fine dell'anno, più o meno, lo contiene a 152-153% nei prossimi 3 anni. Questo è il quadro. Ora, al di là dei numeretti e delle mie critiche, ma che faccio da 10 anni, ho messo in fila negli ultimi 10-12 anni tutti i DEF, tutte le NADEF di tutti i governi e faccio vedere in sequenza come poi, man mano che passa il tempo, da un anno all'altro, quei numeri vengono corretti a ribasso per il PIL, a rialzo per il debito e quindi il rapporto debito-PIL sempre lì sta, se non aumenta come di fatto è aumentato negli ultimi anni. Veniamo allora al debito. Qui si dice che noi faremo nei prossimi 3 anni 300 miliardi di debito in più. Bene, e questa è la mia preoccupazione. Io non ho informazioni riservate o chissà che cosa. È una semplice valutazione di buon senso. Noi siamo già al 160% del rapporto debito. Se quei numeri sulla crescita e sull'inflazione non si realizzano, ma si realizzano i 300 miliardi in più di debito, noi staremo anche fra 3 anni attorno al 160%. Io non voglio anche più, va bene? E allora, accedere ai mercati in questa condizione per 300 miliardi di euro è effettivamente enormemente rischioso, per il semplice motivo che prima o poi qualcuno vedrà i numeri veri, e non è che tutto il mondo legge la NADEF e ci crede, perché poi vanno a vedere i numeri che emergono dalla realtà dei dati storici, e quindi siamo soggetti a pericolose crisi da debito. A fronte di questo, noi abbiamo 300 miliardi disponibili di finanziamenti europei, 209 del Recovery Fund, 20 circa del Fondo per la disoccupazione e 37 circa del MES. Ora, al di là del nome, del titolo, MES, Fondi per la disoccupazione, Recovery Fund e quant'altro, sono in tutto la possibilità di avere un finanziamento
europeo, quindi non dal mercato, soggetto ovviamente alle condizioni europee, ma non alle condizioni, a mio parere, più rischiose del mercato, dei mercati. E non è semplicemente un problema di costo, di tassi più bassi o più alti, perché è vero, per esempio, i fondi del MES sono quasi a tasso zero, le ultime emissioni a 2 anni di titoli italiani hanno avuto un tasso zero o negativo, ma il problema non è l'emissione a 2 anni, è l'emissione a 10, 15, 20 anni, questa è la condizione. Non è corretto fare il confronto con un'emissione di titoli italiani scadenti tra 2 anni. Questi fondi europei scadono, come tutti sappiamo, cominceranno a essere ripagati fra i 7-8 anni e avremo altri 20-15-20 anni per ripagarli. Quindi diciamo che una soluzione di diciamo, ripiano di quel debito molto più morbida e flessibile. In più, dentro quei circa 300 miliardi ce ne potrebbero essere una novantina a fondo perduto, che non sono neanche debiti. Ecco, questo è quello che vorrei in qualche modo sottolineare, molto pragmaticamente, e cioè abbiamo queste opportunità. Un'altra considerazione su questo: i fondi del MES sono disponibili, già erano disponibili già da aprile. I fondi del Recovery Fund, se tutto va bene, arriveranno nella seconda metà del 2021, ok? Ecco, allora, siccome il tema di fondo è che ci si fa con questi soldi, il problema, ripeto, non è il debito in quanto tale, ma che ci fai con questo debito? E allora chiudo con una considerazione, a mio parere, personalmente molto amara, ma molto preoccupante. Perché? Perché da aprile ad oggi, che cosa abbiamo fatto noi in Italia? Abbiamo fatto 3 decreti con i quali abbiamo aumentato, a detta del governo, 100 miliardi di debito pubblico. Poi nella NADEF non c'è scritto neanche perché li avremmo spesi quei 100 miliardi e in modo analitico, cioè dove sono finiti questi 100 miliardi. Faccio un esempio: la cassa integrazione guadagni, probabilmente sacrosanta in quel momento, io conosco tantissima gente, ma centinaia di migliaia di lavoratori che hanno ricevuto il mese di aprile, qualcuno ha ricevuto il mese di maggio, ma giugno, luglio, agosto e settembre dove sono? Ecco, allora ripeto, il governo non ha chiarito che ci ha fatto con questi 100 miliardi e anche se li ha spesi tutti o se alcuni decine di questi miliardi sono stati stanziati, ma mancando i regolamenti di attuazione stanno ancora lì. E allora l'economia, famiglie e imprese, non è che vanno a fare la spesa o le imprese operano in base agli annunci o ai decreti dal giorno in cui questi diventano operativi, ma possono operare dal giorno in cui la cassa integrazione mi arriva in tasca e ci posso andare a fare la spesa, e resta il buco enorme. Sono mesi che cerco di sottolinearlo, il buco enorme del sostegno alle imprese, perché qui andava dato l'indennizzo a fondo perduto del mancato fatturato a tutte le imprese e lavoratori autonomi, e invece si è fatta una presa in giro totale, si è chiamato indennizzo a fondo perduto alle imprese per il mancato fatturato, virgola, nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Cioè un'impresa che ha perso 100.000 euro di fatturato ha avuto un indennizzo di 5.000 euro. Ora, francamente, a questo punto sono soldi buttati via, perché è il mancato fatturato di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, e se adesso ricomincia con chiusure, non dico lockdown, eccetera, il mancato fatturato continua ad esserci. Allora, il tema vero è cosa abbiamo fatto noi. Al di là del dibattito giusto di dire se dobbiamo o non dobbiamo usare i fondi europei, e io l'ho impostata, spero, in modo molto pragmatico, dicendo quali sono le alternative: 300 miliardi di debito in più sui mercati soggetti a quelle condizioni, oppure 300 miliardi circa di finanziamenti europei con le condizioni che conosciamo. Ma al di là di questo, noi ci troviamo in una condizione in cui abbiamo aumentato di 100 miliardi il debito pubblico, non sappiamo se sono stati spesi tutti e non sappiamo dove esattamente sono andati a finire. Abbiamo una prospettiva di
programmazione del governo, la NADEF è lo strumento di programmazione economica, in cui si dice sostanzialmente che nel 2021 forse avremo 20 miliardi dal recovery fund. Ma allora, la sanità, la scuola, le infrastrutture materiali, le infrastrutture immateriali, l'innovazione tecnologica, la ricerca, l'alta formazione, con che cosa la finanziamo? Con le conferenze stampa serali che annunciano i lockdown o i DPCR? Questo è il punto. Quindi, legittimo discutere sull'andamento del debito, su come finanziare questo debito, se ricorrere al mercato o ricorrere ai fondi europei, ma la mia posizione è stata chiarita benissimo all'inizio su questo. Ma il tema vero non è semplicemente il debito. Cosa ci facciamo con quelle risorse e soprattutto dove le andiamo a destinare, perché è fondamentale, come per le famiglie e per le imprese, sapere che se io prendo un mutuo, lo metto a buon fine, e cioè ci faccio macchinari, innovazione, assunzione, la mia impresa cresce, produce di più e ovviamente quel debito, quel mutuo è assolutamente sostenibile. È questo che la banca valuta nel concedere il mutuo all'impresa o nel concedere il mutuo alla famiglia, valutando le capacità di reddito della famiglia per ripagare poi negli anni più debiti. Mi pare che il dibattito sia troppo sfalsato e spostato su questioni ideologiche, messe sì, messe no, recovery fund è meglio, però quello arriverà chissà quando, che non nel concreto di quelle 10, 12, 13 proposte che implicano la strategia di politica economica, politica di bilancio e politica industriale che il Paese intende adottare. Di tutto questo non c'è traccia, salvo quella cosa ridicola e assurda che è la lista della spesa dei 600 e più progetti raccolti dai cassetti ammuffiti dei vari ministeri. Questa non è politica economica e non è neanche politica, perché politica significa scegliere 10 cose da fare e su quello destinare le risorse mettendo tempi e metodi. Ultima annotazione, attenzione che il recovery fund sarà concesso, quando sarà concesso, a stato avanzamento lavori sulla base di progetti di riforma specifici, quindi non è che nei mesi dell'anno prossimo ci arrivino 209 miliardi, arrivano se noi presentiamo i progetti con delle fasi di avanzamento dei lavori e man mano che avanzano i progetti di investimento, ovviamente le risorse dell'Unione Europea saranno disponibili. Quindi, ripeto, è un dibattito che io vedo deviante, che devia l'attenzione su quello che è il nodo di fondo, che non è il debito in quanto tale, ma la capacità di fare politica economica e politica industriale mettendoci le risorse e stabilendo tempi e metodi per la loro realizzazione. Non dimentichiamoci infine che sui fondi europei del bilancio ordinario l'esperienza italiana degli ultimi 20 anni ci dimostra che noi sì e no li abbiamo utilizzati al 50-60%, quindi non è stato neanche un problema di disponibilità di risorse, ma di capacità di realizzare progetti concreti. D'accordo, grazie professore. Questo è quello che mi preoccupa più di tutto. Dovremmo dibattere su come fare i progetti, su come definirli, e il governo e il Parlamento assumere la responsabilità di scegliere 10, 12, 13, ma non di più, e su quelli concentrare le risorse. Sì. E non dare a pioggia delle toppe varie. Professore, la ringrazio. La ringrazio per aver allargato anche molto il campo rispetto ai temi che io le avevo proposto. Ora, proprio sul punto, sui punti su cui magari il professor Zezza vorrà fermarsi, gli passerei la parola e poi magari aggiungerei io qualche piccola considerazione, perché quando il professor Baldassarri ha parlato di riferimento
non solo alle fonti di finanziamento, ma agli impieghi di finanziamento. Io proprio intendevo poi passare, andare oltre e sottolineare la differenza tra impieghi in spesa corrente e impieghi in altre soluzioni a più elevato moltiplicatore, che sono proprio alcune delle soluzioni che il professor Zezza ipotizza nel suo ultimo paper, per cui le lascio la parola. Grazie. Grazie. Il comportamento scorretto. Grazie di nuovo per l'invito. Io ero qui al primo Gufi e mi fa piacere di tornare oggi. E sono l'unico finora che ha preparato dei lucidi. Però non voglio tediarvi, anche perché sono l'ultimo a parlare dopo una lunga giornata, quindi li userò solo per chiarire alcune delle cose che penso non siano molto conformiste, anche per attenerci al tema del Gufi di quest'anno. E prima di arrivare al dibattito sul MES e il Recovery Fund, che devo dire mi ha un po' già stufato, volevo chiarire alcune cose di base, anche perché il professor Baldassarri ne ha parlato abbastanza a lungo e a mio avviso ripetendo alcune idee conformiste sul debito pubblico paragonato al debito di una famiglia, al debito di un'impresa. Ora, sono due cose completamente diverse. Lo Stato, la pubblica amministrazione italiana, non è una famiglia che deve raggranellare i soldi per poterli spendere. Lo Stato, quando spende, crea il reddito nazionale, contribuisce a creare il reddito nazionale, contribuisce anche a creare il reddito con cui i cittadini pagano le tasse allo Stato stesso. Non è concepibile il paragone con una famiglia. Allora, c'è proprio per questo una famosa intervista fatta a Keynes in radio, se non ricordo male, in cui si discuteva che cosa potremmo fare a Londra, una nuova metropolitana, e diceva: ma ci sono le risorse, ci sono lavoratori disponibili per farla? Sì. Ci sono tutti i materiali che ci servono? Sì. Ma i soldi dove li prendiamo? E Keynes rispose: li prendiamo dove li abbiamo sempre presi, perché in uno Stato sovrano, come si suol dire, anche se questo termine in Italia è stato un po' stravolto, in uno Stato sovrano, dove trovare i soldi per realizzare delle opere quando ci sono lavoratori disoccupati, ci sono le risorse, ci sono i beni capitali, trovare i soldi è l'ultimo dei problemi. C'è una banca centrale che in ultima istanza può fornire la moneta, lo strumento monetario per effettuare i pagamenti. E poiché quando con questo finanziamento si crea ricchezza, si crea reddito, questo non comporta inflazione, non comporta problemi e così via. Da un punto di vista dell'economia nel suo complesso, senza farla troppo lunga, c'è un aspetto che il professor Baldassarri ha un po' trascurato, e lui ci ha parlato di una visione tradizionale e consolidata, cioè se io mi indebito, io Stato mi indebito per fare un investimento di lunga durata, è cosa buona e giusta. Se mi indebito per pagare lo stipendio a un medico, invece questo crea uno scompenso, e questa è una sana logica del contabile che ha un suo fondamento. Ma a livello aggregato dell'intera economia abbiamo quelli che si chiamano i saldi finanziari, che, senza farvela lunga, derivano dalla semplice contabilità del PIL. Per non farla troppo lunga, il risparmio del settore privato nel suo complesso, al netto degli investimenti, che cosa costituisce? Beh, il settore privato ha prodotto, ha guadagnato salari, profitti e così via, ha fatto investimenti. Gli è rimasto qualcosa in tasca? Ma se gli è rimasto qualcosa in tasca, ha aumentato i suoi crediti. Ma se c'è un credito, qualcuno deve avere un debito,
E chi è a livello aggregato che può avere un debito? Solo gli altri due settori nel sistema economico, il settore pubblico o il settore estero. Quindi, lasciando da parte il settore estero, se il settore privato vuole acquisire crediti, è inevitabile che il settore pubblico acquisisca dei debiti. Okay? Quindi quello che si insegna nella teoria di Solow o in teorie analoghe è che in un mondo ideale questo deficit pubblico è zero, questo saldo dei conti con l'estero è zero, questi risparmi del settore privato sono uguali agli investimenti e tutti sono contenti. Nel mondo vero non succede quasi mai. Perché? Perché siccome viviamo in un mondo pieno di incertezza, il settore privato vuole in un qualche modo assicurarsi contro gli eventi incerti futuri. E come fate ad assicurarvi? Volete dei soldi liquidi da parte che potete spendere se arriva una crisi da Covid, per esempio. Quindi volete accumulare dei crediti e volete che qualcun altro accumuli dei debiti. Chi è che deve accumulare questi debiti? O il settore pubblico o il settore estero. E diceva giustamente Carlo Clericetti prima, c'è chi dice il settore pubblico non dovrebbe accumulare debiti. Chi lo dice? La Germania. Perché? Perché ha dei crediti con l'estero straordinari. Cioè i tedeschi accumulano crediti privati che sono debiti degli stranieri e stanno tranquilli così, non gli serve il debito pubblico. Ma chi non va in questa direzione ha bisogno di un debito pubblico per soddisfare la domanda di attività liquide del settore privato. E in realtà questo è quello che è successo, poi il deficit diventa debito, e questo ne possiamo parlare, su questo torno tra un attimo. E questo grafico serve un po' a capire anche la insostenibilità dell'architettura dell'euro, un grafico che è stato usato anche da Jan Kregel come un contributo al documento che Savona fece quando fu ministro dei rapporti con l'Europa. Cioè, in questo grafico, nella parte diagonale qui sotto, il settore privato accumula crediti e quindi tutto è tranquillo. Nel settore in alto, qui sopra, il settore privato invece accumula debiti e prima o poi andrà in bancarotta. E com'è che facciamo avere crediti? Appunto, o perché abbiamo crediti col resto del mondo o perché abbiamo un debito pubblico. Dove ci spinge, dove ci spingono le regole dell'euro? Noi non possiamo fare i deficit pubblici, quindi dobbiamo stare per forza in questa piccola zona qui sopra, o avere un saldo positivo nei nostri conti con l'estero, oppure stare in questo piccolissimo triangolino qui sotto, in cui non abbiamo crediti con l'estero, ma siamo comunque, non ci stiamo indebitando. E la soluzione allora è avere crediti con l'estero, ma i crediti con l'estero sono debiti di qualcun altro che sta all'estero, e quindi questo qualcun altro che sta all'estero prima o poi non ce li potrà ridare i nostri soldi, andrà in crisi anche lui e si crea una crisi finanziaria. È quello che è successo alla Grecia, è quello che è successo a vari paesi nell'America Latina. Cioè il modello, l'architettura dell'Eurozona è un'architettura che ci spinge in una direzione insostenibile. E se volete vedere l'Italia che tragitto ha fatto, l'Italia è partita nel 95 da qui, con l'euro non ha potuto più avere questi alti deficit pubblici, è arrivata molto vicina a una situazione di indebitamento privato, la Spagna ha fatto molto peggio, la Grecia ancora di più, e poi ha iniziato con l'austerità e quant'altro a passare in surplus delle partite correnti, cioè a seguire i tedeschi in questa strategia di cui vi stavo parlando. Quindi il discorso sul debito pubblico come fardello delle generazioni future è un discorso errato. Il debito pubblico non va necessariamente pagato con un aumento delle tasse nel futuro. Il debito pubblico va bene finché è tollerato dai creditori. Dobbiamo invece capire chi sono questi creditori. Anche qui, come accennavo in questo lavoro che abbiamo fatto, la Banca Centrale Europea ha acquistato una quota crescente di titoli anche del nostro debito pubblico
E oggi i creditori del debito pubblico italiano sono al 20% il sistema delle banche centrali europee, per il resto in ultima istanza sono gli italiani, o direttamente o perché hanno comprato fondi pensione, i fondi pensione hanno i BTP in pancia, o perché hanno i depositi in banca e le banche hanno i BTP in pancia e così via. L'unico problema potenziale è questo 30% di debito pubblico che sta nelle banche estere, ma finché la Banca Centrale Europea continuerà a fare il suo mestiere di finanziare gli acquisti dei nostri titoli, non ci dovrebbero essere difficoltà. Inoltre, per chi non lo sapesse, gli interessi che il governo italiano paga alla Banca Centrale Europea sui titoli in suo possesso gli vengono rigirati tramite la Banca d'Italia, anche se non completamente, quindi anche quelli non sono un flusso di denaro che esce dal paese. Quindi questo è il discorso, diciamo, più generale. C'è un discorso sulla sostenibilità su cui possiamo tornare, e cioè forse possiamo anche accennarlo, però il debito è sostenibile se l'economia cresce, se il tasso di crescita dell'economia supera il tasso di interesse. Il nostro problema oggi non è tanto il tasso di interesse, che è praticamente a zero, ma è la crescita del paese che è negativa. Quindi quello su cui dovremmo concentrare le attenzioni è su come far ripartire il paese. Ora, due battute sul MES e il Recovery Fund per passare finalmente alla domanda. È vero, il MES sono soldi che sono già disponibili, però abbiamo visto il MES che cosa ha comportato per la Grecia. Ha comportato un memorandum of understanding che ha costretto i greci a licenziare, tagliare pensioni, eccetera, eccetera, lo sapete ormai anche voi. Ci hanno detto, giurato, che i nuovi fondi del MES non avranno queste condizioni, ma da nessuna parte c'è scritto nero su bianco che queste condizioni non ci saranno più. Abbiamo firmato insieme a Carlo Clericetti e ad altri una richiesta a Gualtieri di specificare in quale documento ufficiale sono state tolte queste clausole di funzionamento del MES. Non ci ha ancora risposto. Pare che abbia detto, vabbè, il MES non lo chiediamo perché ha capito che è una sciocchezza. Tra l'altro, dire che se noi non abbiamo più accesso ai mercati chiediamo i soldi al MES è una totale follia, perché il governo italiano ogni mese, ogni due mesi ha in scadenza titoli da rimborsare. Quindi è altro che 30 miliardi. Lì devi avere un sistema finanziario, una banca centrale che ti supporta, che ti garantisca che quando tu devi rimborsare 100 miliardi, ti compra 100 miliardi di nuovo debito. Il debito non aumenta, ma viene, come si dice, si fa il rollover, viene rifinanziato. Ora, se tu dici aiuto, aiuto, nessuno ci finanzia più, ricordiamo al MES ci danno 30 miliardi, quando la settimana dopo ti arrivano in scadenza 100 miliardi di BTP, chi te li dà questi soldi? Va in bancarotta. Il MES di 30 miliardi non è servito a nulla, hai mandato un messaggio alle banche europee: siamo in bancarotta, dobbiamo prendere i soldi del MES. Io, se fossi ministro delle finanze, non lo farei. Il Recovery Fund dovrebbero essere tanti soldi, ma sono soldi che in larga parte ci mettiamo noi. C'è uno studio della Banca Centrale Europea che dice che il contributo netto per l'Italia è il 2% del PIL. Questo perché i prestiti dobbiamo rimborsarli. I grants, i soldi a fondo perduto, sono sul bilancio europeo, ma noi siamo contributori al bilancio europeo. Quindi da un lato prenderemo dei soldi, dall'altro li dobbiamo ridare. Avremo una differenza netta, ma è il 2% del PIL spalmato su 7 anni. Il grafico che vi farò vedere tra poco è quello che abbiamo stimato sul calo del PIL. Abbiamo un calo del PIL, secondo noi, del 12% nel 2020, che poi andrà a riprendersi. Avere il 2% del PIL per contrastare un calo del 12%, capite che sono bruscolini.
non sono, diciamo, la soluzione finale. Quindi parliamone, io sono d'accordo con Saraceno, che dice il Recovery Fund è un'iniziativa europea, ci sono delle direttive europee, è giusto che l'Europa su certi temi come l'ambiente si muova insieme, è giusto che ci sia una regia europea per gestire questi fondi su cose su cui vogliamo muoverci insieme, ma questo è un pezzo di quello che l'Italia dovrebbe fare, ma l'Italia ha moltissime altre priorità. E in questo lavoro che abbiamo pubblicato da poco, noi riprendiamo un contributo fatto sia da Guido Ortona, Maria Luisa Bianco ed altri, e anche da Raineri, mi pare, apparso sulla Voce, che fa notare che se confrontiamo i dipendenti pubblici per abitante dell'Italia con gli altri paesi, siamo sotto la media europea su tutto, anche sulla sanità, anche sull'istruzione e così via. E che se volessimo metterci in pari con la media europea, dovremmo assumere almeno 1.400.000 persone nel pubblico impiego. Sappiamo che i dipendenti pubblici in Italia hanno un'età media più alta che nel resto d'Europa, sono meno pronti a affrontare il rinnovamento digitale, l'innovazione e quant'altro. Quindi la priorità, a nostro avviso, è un grande piano di svecchiamento dell'occupazione pubblica con un piano massiccio di assunzioni e con il modello che abbiamo sviluppato per l'economia italiana mostriamo che se si assume, è vero che si spende di più, il deficit aumenta, ma aumenta anche il PIL, aumenta anche il reddito degli italiani e il rapporto tra debito e PIL diminuisce piuttosto che aumentare. Grazie. Allora, grazie professore. Due mie rapidissime considerazioni per poi ripassare nuovamente dal professor Baldassarri. Rapidamente sul tema del MES. In linea strettamente tecnica, che credo non sia il problema del MES, perché c'è una linea politica viceversa, il confronto tra i tassi che poi origina questo fantomatico risparmio andrebbe fatto tra strumenti finanziari omogenei per condizione, ci insegnano nei primi anni dei corsi base di finanza. Allora, il ministro Gualtieri non ha voluto rispondere a una specifica domanda fatta in audizione parlamentare. La specifica domanda era la seguente: ci sa dire il ministro Gualtieri quale sarebbe il tasso di un prestito sindacato a 10 anni per 36 miliardi a tasso formato come quello del MES, che non è un tasso fisso, con lo stesso privilegio? Se si chiudessero in una stanza quelli che fanno questi prestiti sindacati, probabilmente quel tasso sarebbe quotato dal mercato a un tasso molto simile a quello del decennale francese, che è negativo. Quindi sparirebbe proprio in linea tecnica il confronto e quindi il vantaggio. Però io direi questo è un tema che possiamo probabilmente accantonare, perché correttamente, secondo me, il professor Baldassarri ha posto un tema, è ripreso subito dopo: cosa ci facciamo col denaro? E lei mi ha bruciato una domanda, professore, perché io ero pronto a ragionare esattamente su quel 1,4 milioni di assunzioni nella pubblica amministrazione che nel suo paper lei ritiene una leva efficace per portare fuori questo paese dalla recessione e dalle prospettive di recessione che ci attendono. Perché il professor Baldassarri mesi fa scriveva questo, questi numeri, proprio commentando la NADEF, no? Esattamente quello che ha detto qualche minuto fa, io l'avevo così messo da parte negli appunti perché è un tema di discussione importante, e cioè c'è un paradosso: abbiamo sempre fatto una politica di bilancio restrittiva che frena la crescita e non fa austerità, continuando a fare deficit e soprattutto aumentando il debito. In realtà, all'interno dell'Italia, alcuni sono stati costretti a fare austerità, ma altri hanno potuto continuare a sguazzare tra gli sprechi di spesa pubblica e le mancate entrate da evasione. Di fatto,
deficit e debito sono stati fatti per aumentare le spese correnti. Quindi il professor Baldassarri pone un punto chiaro di impiego del debito, ritiene che la spesa corrente sia un impiego che peggiora le condizioni di debito, e lo spiega molto chiaramente, l'ha anche affermato prima. Viceversa, lei nel suo paper ci scrive: guardate che nelle condizioni date un riallineamento della dotazione di dipendenti pubblici e quindi un aumento consistente, che è spesa corrente, mi corregga se sbaglio, ci porterebbe fuori dalla recessione. Ecco, io vorrei un commento del professor Baldassarri soprattutto su quest'ultima parte, che è il tema più stimolante per tutti, cioè facciamo debito, ma cosa ci facciamo con questo denaro? Quali sono gli impieghi a maggior moltiplicatore che si ritengono più efficaci ai fini dello sviluppo del paese? Prego, professore. Due piccole precisazioni sulle cose che ha detto il professor Zenza. Il mio esempio della famiglia e dell'impresa non era certamente così banalmente riferito al fatto che lo Stato può fare anche debito che stimola l'economia e quindi con la crescita si risolve il problema del ripagamento del debito, ma erano riferiti al fatto che sia le famiglie che le imprese sanno da sempre che un conto è sperperare i soldi, spesa corrente, e un conto è fare investimento, comprare la casa o allargare le capacità produttive dell'azienda. Quindi non è così banale il riferimento ai comportamenti delle famiglie, delle imprese e delle banche nei confronti di questi. La seconda notazione, quando il professor Zedda ha fatto vedere l'equazione dei santi, risparmio meno investimenti privati uguale deficit pubblico o avanzo disavanzo verso l'estero, ha detto una imprecisione, e cioè forse se avesse letto o se leggesse attentamente i contributi di Robert Solow, è proprio il contributo di Solow, che è chiamata la Golden Rule, è proprio su quella equazione, cioè sul fatto che lui non dice affatto che il deficit deve essere zero e il saldo con l'estero deve essere zero, da cui ne consegue che il risparmio privato deve essere uguale all'investimento privato. Dice esattamente l'opposto, e cioè che il contributo del deficit del debito pubblico, al di là del settore estero, diciamo, può essere fondamentale per dare un supporto al risparmio privato che supera gli investimenti privati, e quel risparmio privato viene trasformato in debito pubblico, ma pone in condizioni proprio nei modelli teorici di crescita che cosa lo Stato ci fa con quel debito pubblico, perché se quel debito pubblico è usato per aumentare la produttività dei fattori, per migliorare le infrastrutture, per migliorare l'educazione, per migliorare l'innovazione tecnologica, e allora è ovvio che l'effetto sul crescita è positivo, e quindi quel debito è sacrosanto, lo ha accennato anche Draghi poco tempo fa, quando ha parlato di debito buono e debito cattivo sostanzialmente. Quindi questo è il punto. Allora, francamente, quell'equazione interpretata in quel modo e assegnata a Robert Solow è una non correttezza. Mi sta squillando il cellulare, cerco di spegnere. Bene, detto questo, allora, il tema è che pone Zenza. Il tema che pone Zenza è il seguente, e cioè assumiamo 1,5 milioni di dipendenti pubblici perché siamo sotto la media europea e quant'altro e usciamo dalla recessione. Io pongo un altro tema, e cioè prima di pensare, e non è escluso che si debba pensare anche a questo, l'assunzione di dipendenti pubblici, vi posso fare un esempio sulla sanità. Sulla sanità noi abbiamo tagliato i medici, tagliato gli infermieri, tagliato i posti letto e aumentato gli sperperi negli acquisti di beni e servizi. La controprova è stata la dichiarazione di alcuni di ieri, quando ha detto che il governo ha messo a disposizione 1,600 respiratori per le regioni non attivano le sale di rianimazione e di terapia d'urgenza perché non hanno il personale.
Ma certo, se negli ultimi 10 anni, ripeto, abbiamo tagliato i medici, tagliato gli infermieri, tagliato i loro stipendi, tagliato i posti letto, però la spesa sanitaria complessiva è aumentata di poco, ma è aumentata, ed è aumentata negli acquisti di beni e servizi della sanità del 179% negli ultimi 10 anni. Allora, quando io parlo di sprechi, sperperi, malversazioni e di evasione fiscale, sto parlando esattamente di queste cose. È giusto fare debito, è giusto farlo per investimenti, forse è giusto farlo anche se avessimo usato il MES ad aprile. Oggi nella sanità ci troveremmo forse in condizioni migliori, perché avremmo potuto assumere medici, infermieri, fare nuovi ospedali, fare nuove sale di rianimazione e quant'altro. Quindi attenzione, attenzione a non cadere nella trappola di dire faccio le assunzioni del pubblico impiego e ho risolto il problema. Perché? Perché l'arretratezza nel resto del paese in termini di investimenti pubblici, di capitale pubblico sociale, e ci aggiungo anche di capitale umano nella formazione, nella ricerca, nell'università, è così enorme questa nostra arretratezza che non è che assumendo 1,5 milioni di persone in più nella pubblica amministrazione cancelliamo questa nostra arretratezza, che è un macigno che pesa sulla produttività totale dei fattori italiani. Che produttività totale dei fattori che è ferma, anzi in diminuzione, negli ultimi 20 anni, e non c'entra niente il Covid, il coronavirus o quant'altro, perché ce l'avevamo già prima. Chiaro. Professore, sul punto, prima di far intervenire il professor Zezza, finora, io ho fatto un accenno, ne ha parlato anche il professor Zezza, il ruolo della BCE, non ritiene che i 510 miliardi già in portafoglio presso Banca d'Italia e probabilmente gli ulteriori 200 che si aggiungeranno fino a fine 2021 non siano sostanzialmente un debito consolidabile e quindi rinnovabile in perpetuo, e quindi, mi perdoni la conseguenza, diciamo i due quindi uno dopo l'altro, e quindi escludibile da valutazioni circa la sostenibilità e circa anche il costo per interessi, oppure ritiene l'azione della BCE destinata prima o poi a rientrare? La Lagarde ha detto che comunque i rinnovi andranno avanti almeno fino a quando il tasso di inflazione non ritornerà a salire. Questa variabile come la considera nella sua valutazione? Questo esprime quello che dico da anni, e cioè che abbiamo una banca centrale europea che invece di avere due occhi, come tutte le banche centrali del mondo, cioè un occhio sull'inflazione e un occhio sulla crescita e sull'occupazione, ha un occhio solo, ancora è cieca. Solo l'intelligenza, l'arguzia del presidente Draghi ha trovato l'escamotage che lei ha appena citato, e cioè quello di dire io faccio politica monetaria espansiva non perché voglio stimolare la crescita, perché altrimenti gli eterodossi tedeschi si sarebbero infuriati, ma semplicemente usando l'altra strada, dicendo finché l'inflazione non torna sopra il 2% io faccio la politica monetaria espansiva. Ma è più un escamotage. In realtà il problema vero è lo statuto della Banca Centrale Europea, alla quale dobbiamo dare due occhi e non un occhio solo in prospettiva per il futuro, qualunque sia il futuro il presidente, perché se fra qualche anno arriva un presidente tedesco eterodosso ci ritroviamo da capo a 12 come nel giro dell'oca alla casella zero. Questo è il problema strutturale della Banca Centrale Europea. Dopodiché i titoli in possesso della BCE e quindi di riflesso della nostra Banca d'Italia, che partecipa al sistema europeo delle banche centrali, di fatto sono già consolidati, perché nessuno pretenderà in futuro che i vari stati, non solo l'Italia, ripaghino alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale Europea i titoli assorbiti fino ad oggi. Il tema vero è: ma la BCE fino a quando adotterà questo criterio di acquisti diciamo di titoli di Stato in particolare? Tra l'altro teniamo conto che la BCE avrebbe teoricamente dovuto comprare titoli italiani per la quota del 17%, ad oggi ha comprato titoli italiani per il 40%. Quindi anche lì ha derogato a quelle che erano le indicazioni dello statuto. Anche la nuova presidente di fatto ha fatto questo. Quindi il problema vero è in prospettiva lo statuto della BCE, due occhi e non un orbo
di un occhio solo, e il profilo di rientro degli acquisti della Banca Centrale Europea nei prossimi anni, da qui a 3, 4, 5 anni. Ma giustamente la Christine Lagarde ha già detto che questa politica monetaria andrà avanti finché ce ne sarà bisogno, e non a caso ha usato l'escamotage Draghi, cioè quello di dire: finché l'inflazione non va al 2%, io continuo a fare acquisti di titoli di Stato e a fare espansione monetaria. Il problema vero non è che l'inflazione torni al 2%, il problema vero è che la crescita in Europa torni al 3%, e allora 3% di crescita reale, 2% di inflazione, c'è un PIL nominale che aumenta del 5% e tutti i debiti pubblici europei, italiano compreso, sono solvibili. Allora la questione torna a bomba, e cioè: ma come facciamo per fare il 3% di crescita? E qui la mia distinzione rispetto a Zenza, cioè: attenzione, che non è che andiamo al 3% di crescita se assumiamo 1,5 milioni di dipendenti pubblici e non facciamo la rete ferroviaria, la rete autostradale, la rete elettrica, tutta la fornitura energetica, i 5 giga, e tutte queste infrastrutture devono essere omogenee sul territorio, perché non dimentichiamoci che questa arretratezza infrastrutturale materiale e immateriale, media italiana rispetto agli altri paesi europei, all'interno dell'Italia è spaccata, perché l'arretratezza di alcune regioni del sud rispetto alle regioni del nord è doppia, tripla, per cui francamente è di questo che dovremmo occuparci, e il governo dovrebbe dirci su questi temi il piano di investimenti, poi discuteremo come finanziarlo, il recovery fund, il MES, ma il piano di investimenti che tende ad attuare. Faccio due esempi e chiudo. Da oltre 15 anni sappiamo che tutte le scuole italiane non sono a norma, ma non per il Covid, non sono a norma per gli impianti elettrici, per le scale, per la tipologia di aule, per la tipologia di banche e quant'altro. Quando arriva un piano di ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici italiani? Secondo esempio, noi vediamo ogni 3-4 mesi ormai, da 20 anni, dissesti idrogeologici che ci costano barche di soldi e di vite umane, a parte il ponte di Genova, voglio dire, ma qui è un ponte di Genova in tutta Italia da questo punto di vista. Allora, cosa aspettiamo? Da anni aspettiamo il piano decennale per il riassetto idrogeologico. Allora, visto che oggi le risorse potrebbero essere disponibili nel modo in cui ci siamo detti, ma se non c'è il piano per la ristrutturazione delle scuole, per il dissesto idrogeologico, per il completamento della rete ferroviaria a alta velocità, per i trasporti regionali, interregionali, per ricerca, innovazione, università, formazione, alta educazione. Noi abbiamo alcune scuole di eccellenza, vedi la normale di Pisa, ma francamente ci rende orgogliosi, ma a me mi fa anche arrabbiare, perché l'Italia potrebbe avere 10, 15, 20 scuole di Pisa, anche al sud, tra l'altro. Ecco, di questo un governo serio e saggio si dovrebbe occupare. Chiaro, professore, perfetto. Passerei ora proprio su questo tema, continuerei, approfondirei, no? Ci stiamo confrontando sul ventaglio di impieghi per i prossimi anni. Ci sono differenze importanti tra quello che abbiamo ascoltato finora, quello che ha detto il professor Baldassari, quello che ha illustrato. Cosa pensa di aggiungere su questo tema? Tralascio, diciamo, la polemica sull'equazione, perché non credo interessi nessun altro a parte me e Baldassarri. Io non volevo dire che l'unica cosa da fare in Italia è assumere 1.400.000 persone nel pubblico impiego. Il mio obiettivo era far capire che se lo si fa non c'è un disastro nei conti pubblici, un aumento del debito PIL e quant'altro. Per il resto io sono completamente d'accordo con Baldassarri, cioè la spesa per investimenti pubblici ha un impatto moltiplicativo più alto della spesa per assumere dei dipendenti pubblici. Su questo non ci piove, siamo tutti d'accordo. Che la corruzione, di cui ci parlerà l'amico Lucio Picci domani, sia un problema da affrontare, lo spreco, ma anche su questo non ci piove, un po' più di efficienza nella gestione delle cose pubbliche sarebbe, diciamo, farebbe del bene a chiunque.
Quello che volevo far notare è che però se tutti i piani di cui parla Baldassarri hanno bisogno anche di persone competenti nelle pubbliche amministrazioni che li pensino, li realizzino e li mettano in pratica, e su questo siamo carenti, come anche noi siamo in emergenza e leggiamo quotidianamente sui giornali che se ci si sente male, si telefona al numero anti-Covid, non risponde nessuno. Perché non risponde nessuno? Non perché sono corrotti, perché non c'è abbastanza personale. È personale che doveva essere assunto e non è stato assunto. Quindi ci sono delle priorità che avrebbero dovuto essere affrontate già da tempo. Non lo sono state fatte. Perché? Perché c'è l'incubo del debito. Non è quello il problema. L'incubo del debito è una fesseria. Il consolidamento dei titoli in pancia alla Banca Centrale, questa è una cosa che noi avevamo anche chiesto da tempo, ci fosse una garanzia che la Banca Centrale continuasse a sottoscrivere questi titoli in eterno. Draghi ha, diciamo, fatto in modo che senza scrivere nulla, che cambiasse le regole, che chiamasse tutti i paesi dell'Eurozona a dover ratificare, diciamo, mettesse in pratica questa cosa. Ora, è plausibile che la BCE smetta di sottoscrivere i titoli che vengono in scadenza? No, perché come già è stato notato prima, l'Italia è un paese troppo grande nell'Eurozona per farlo andare in crisi finanziaria. Quindi o la BCE continua, secondo me, a rendere sostenibile in pratica il debito pubblico italiano, o deve accettare la possibilità che ci sia un piano di uscita. E io non credo che i nostri partner nell'Eurozona, che ci guadagnano dal nostro ruolo subalterno nell'Eurozona, abbiano piacere a vederci uscire. Ecco. Allora, ulteriori considerazioni sempre su questa linea. Il professor Baldassarri specificava due esigenze di investimento nel nostro paese. Una verso il risanamento del dissesto idrogeologico, e tra l'altro sottolineerei in questo caso siamo assieme alla Grecia l'unico paese dell'Unione Europea che ha un rischio sismico, e l'altro tema è quello dell'edilizia scolastica. Però purtroppo vado a leggere i requisiti che i progetti devono soddisfare per essere ammessi al Recovery Fund, al Next Generation, e il dissesto idrogeologico zero, rischio sismico zero, transizione digitale, transizione climatica, queste sono le priorità fissate dall'Unione Europea. Anzi, devo dire, la griglia di condizioni posta dal Next Generation affinché i progetti siano finanziabili è una griglia molto selettiva. Allora, la mia domanda, il mio dubbio è, ci sono questi fondi, in gran parte prestiti, che pongono delle condizioni, ripeto, molto selettive in quanto a destinazione della spesa. Il nostro Paese ha priorità non totalmente sovrapponibili rispetto a queste destinazioni che l'Unione Europea ritiene ammissibili. Come superiamo questa non totale, diciamo, mancanza di sovrapponibilità, ma importante mancanza di sovrapponibilità tra le due esigenze, da un lato? E dall'altro lato, il tema BCE, tema finanziamento, come superiamo il problema politico, e non di politica monetaria, ma politico secondo me in senso stretto, dato dal fatto che la BCE con circa 700 miliardi di debito pubblico in pancia, in prospettiva, fino al 2021-22, sarà sostanzialmente dotata del potere di vita o morte sul mercato del nostro debito pubblico. Ed è già accaduto che in alcuni mesi del passato, dell'autunno 2018, la BCE ha comprato in maniera meno che proporzionale, con gli effetti sui mercati che conosciamo bene. Quindi io sono preoccupato, e vorrei capire la vostra opinione su questa, su quest'ultimo aspetto. Cioè, BCE non ha regole certe in questo momento, né sul rinnovo che è garantito fino al 2022,
e poi la Lagarde ha detto che ci sarà una ordinata transizione, ha usato proprio questo termine, no? Un ordinato processo di rientro. E ci aggiungo pure che quando la Fed nel 2015, credo, ha provato a fare il cosiddetto tapering, no? Il rientro del quantitative easing, la Fed ha cambiato immediatamente idea. Quindi chi ci ha provato a rientrare, e non era l'ultimo arrivato, ma era la Fed, ha fatto marcia indietro. Quindi c'è un problema di rinnovo e c'è un problema di acquisti ulteriori. E quindi portiamo un potere enorme sulle sorti del nostro debito pubblico in una sede che è indipendente per definizione. Ecco, su questi due temi chiederei prima al professor Baldassari e poi a seguire al professor Zezza. Grazie. Professor Baldassari, se posso, le chiederei sia a lei che a Gennaro Zezza delle risposte telegrafiche perché siamo in prossimità della chiusura. Grazie. Allora, tre telegrammi di risposta. Il primo: è evidente che quando metto l'accento sulla necessità di realizzare investimenti pubblici, nel senso che ci siamo detti, è chiaro che lì auspicherei sì l'assunzione di magari non di 1,5 milioni, ma di 300 o 400 mila dipendenti pubblici, ingegneri, geometri, architetti, perché noi quello che abbiamo perso negli ultimi 20 anni è la capacità della pubblica amministrazione di fare progetti e di controllarne l'esecuzione. Quindi è evidente che l'aspetto assunzioni può essere e deve essere collegato a questa funzionalità da questo punto di vista. Secondo, sui titoli in pancia alla Banca Centrale Europea, sono d'accordo con Zezza, e cioè quelli che ha comprato finora, francamente, se li tiene, non c'è un problema di chiedere indietro ai singoli stati il ripagamento di quelli. Il problema è fino a quando continuerà a comprare i nuovi titoli. Ecco allora che lì l'Europa ha fatto un salto di qualità importante, e cioè alla potenzialità della Banca Centrale Europea ha cominciato in embrione, con difficoltà, ad affiancare alla politica monetaria una politica di bilancio con il recovery fund, con i fondi del MES e quant'altro. Cioè le due gambe della politica economica anche in Europa debbono poggiare sulla politica monetaria e sulla politica di bilancio, in modo che si coordinino. Anche questo è un tema che Draghi ha ripetuto decine e decine di volte, dicendo: io faccio la mia parte come politica monetaria, ma non basta, occorre la politica di bilancio. Infine, il terzo telegramma è quello sui criteri del recovery fund. Ma francamente il recovery fund prevede il passaggio ecologico, il green economy, tutte queste cose qui belle. Ma cosa c'è di pietra fondante della transizione ecologica e della transizione verso la green economy che non sia, come pietra fondante, un piano di riassetto idrogeologico ed un piano di messa a norma dei fabbricati scolastici? Quello è la pietra miliare iniziale, la pietra d'angolo per poi parlare di green economy, di transizione ecologica e quant'altro. Quindi su questo è bene che l'Italia chiarisca questo aspetto, e cioè se presenta piani di investimento di questo tipo, sono perfettamente rientranti nei criteri europei, non solo, ma sono prioritari rispetto ai dettagli che sta indicando l'Unione Europea. Perfetto. Prego, professore. Sì. Intanto la cosa che secondo me va sottolineata è che Gualtieri sta pensando a cosa deve fare per tornare a un regime di austerità, cioè noi qui stiamo parlando di fondi per assumere impiegati nella pubblica amministrazione, il dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera, ma il governo sta puntando al rigore dei conti, e quindi se questa è la sua linea sarà uno sfacelo. Ora, sui due aspetti su cui ci hai stimolato, credo siano collegati, cioè se non abbiamo fondi europei per fare una certa cosa, da dove li prendiamo? Ora, uno degli aspetti, intanto abbiamo stabilito che la BCE ci rinnoverà i titoli del debito,
Il debito, a parte questo periodo di crisi, non dovrebbe aumentare ulteriormente e quindi c'è un problema di rinnovare, ma non di comprare titoli aggiuntivi. E c'è sempre un piano B. Scusa, nella NADEF c'è scritto che i titoli del debito pubblico italiano aumentano di altri 300 miliardi da qui al 2023. Quindi non è solo il rinnovo di quelli precedenti, ma è anche il collocamento di 300 miliardi scritti dal governo nella NADEF. Sì, ma parte sono scomprati da BCE comunque. Questi sono lordi. Ma questo non c'è scritto nella NADEF. Certo, questo sicuramente. Quindi tu ritieni che appunto la BCE non li sottoscriverà? No, io ritengo che li dovrà sottoscrivere, sì. Ma non c'è scritto nella NADEF. Quindi il problema che poni tu è un problema importante, perché non è solo il rinnovo dei titoli scadenza, ma altri 300 miliardi di titoli nuovi che dovranno essere messi sul mercato. Chi li compra? Allora sì, la BCE o li sostituiamo con il Recovery Fund o col MES? Mario, scusa, sono Claudio Borghi, ciao. Mi fa molto piacere però sentire questa evoluzione del pensiero, perché come ben ricorderai, l'idea del consolidamento del debito la dissi in tante altre occasioni, ma fra cui una particolarmente famosa a casa tua, no, in uno dei tuoi convegni del Centro Studi Economia Reale, e Ferruccio De Bortoli mi dedicò queste parole che sono andato a riprendere adesso, no? Perché vengono bene, insomma, dopo alcuni anni. Bene, De Bortoli disse, allora questo Borghi, la platea è rimasta colpita dal sarcasmo mostrato dall'onorevole leghista per le idee esposte da alcuni relatori, non degli sconosciuti, l'ex presidente del Consiglio Dini, l'ex direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli, che voi ben ricordate, l'ex membro del direttorio di Banca d'Italia per Luigi Ciocca, che parlavano di questo debito terribile che ci avrebbe ammazzato, che ci avrebbe chiuso. E io avevo ricordato, quindi lui dice, la sostanza del ragionamento di Borghi era che del debito non bisogna preoccuparsi perché lo ha già monetizzato la Banca Centrale. Ricordando l'episodio si capisce da dove sia venuta l'insana idea svelata dall'Huffington Post di chiedere a Francoforte il consolidamento del debito, quindi quello ricomprato dalla Banca Centrale. Allora era un'insana idea, adesso rilevo che anche il professor Baldassarri lo considera una cosa normale e ne sono molto contento. Claudio Borghi, se tu vai avanti a rileggere i tuoi appunti, troverai la risposta che io ti ho dato in quella occasione, che ti pregherei di non fermarti a quello che hai detto finora, ma andare oltre. Ricorderai benissimo che io ti detti una mia personale risposta sul punto che avevo sollevato, ed è esattamente quello che ho detto qui questa sera. Quindi non è un'evoluzione del mio pensiero, è una conferma di quello che pensavo. Quello che ti risposi fu proprio questo, che era del tutto azzardato andare formalmente a chiedere il consolidamento del debito pubblico in mano alla BCE quando questo veniva fuori dai fatti, dalla realtà, e non occorreva andare lì a mettere il dito nell'occhio alla Banca Centrale Europea e soprattutto ai tedeschi, ma era un atteggiamento di buonsenso e di opportunità. Però siccome il libro che riporta quel dibattito che tu hai citato è disponibile e tu ce l'hai, leggi anche la pagina successiva dove c'è questa mia risposta che è esattamente in linea con quello che ho detto questa sera. Sì. Grazie professore, lasciamo proseguire. Sì. Quindi il concetto è, se la BCE per un qualche motivo non ci finanzia più e noi abbiamo necessità di spesa, dove prendiamo soldi? Qualche mese quindi è accaduto qualche movimento che mi ha preoccupato. Ecco. Il piano B che noi abbiamo sempre proposto, anche se su sponde diverse, è quello di una moneta fiscale. Ora il governo qualche passetto nella giusta direzione lo ha fatto e sarà molto interessante vedere come si evolve. La moneta fiscale che ha fatto il governo è quella del 110% di sconti fiscali per le ristrutturazioni di edifici e quant'altro, che all'inizio era mal congegnata, ora stanno facendo in modo che possa essere scontata in banca o trasferita. E c'è anche, si dice, ma non so se è verità, che si stia mettendo in piedi una rete di pagamenti basata su questi sconti fiscali che consentirebbe a chiunque ha accesso al sistema di trasferirli. Ora, se questo venisse effettivamente realizzato, non dico che ci renderebbe di nuovo sovrani, ma certamente darebbe un margine di manovra in più al governo
per effettuare delle spese. Sono molto interessato a vedere come evolve la situazione, perché in un paese in cui l'evasione e l'elusione fiscale non sono banali, avere come mezzo di pagamento una moneta fiscale crea un sacco di altri problemi. Grazie. Ultimissima, proprio telegrafica, risposta sì no da parte di tutti e due interlocutori che nei documenti che ho letto si sono soffermati più volte, e non da oggi, sui temi della riforma fiscale. Domanda secca. Patrimoniale? Sì no, perché il professor Zezza nel suo documento parla di imposta sulla ricchezza. Prego, professor Baldassarri, proprio telegraficamente sul tema imposta patrimoniale o imposta sulla ricchezza o comunque imposta su fonti diverse dal reddito. Ecco, allarghiamola. Assolutamente no alla patrimoniale, sì ad una riforma fiscale sull'IRPEF e sull'IRAP, sul cuneo fiscale per le imprese, ad una condizione: che questa riforma fiscale deve dare uno sgravio significativo di 30-40 miliardi di euro all'anno, altrimenti è inutile e ridicola. Parlare di sgravi di 3-4 miliardi sono soldi buttati via. Seconda condizione è che la copertura di queste risorse all'inizio deve provenire da tagli di sprechi, di spesa e di recupero di evasione fiscale. Chiaro. In prospettiva, negli anni, ovviamente si autofinanzia con la maggiore crescita. Chiaro, prego professore. Ma è una domanda cattiva, io sono per un ripristino di un sistema molto più progressivo, e se la patrimoniale non sulla prima casa è parte di questo disegno, sì. Grazie, grazie a tutti, buonasera e a tutto buona cena. Grazie professore. Arrivederci.